Quest'anno, trattandosi del decennale, abbiamo pensato di tirare una sorta di linea e di fare un po' il bilancio di 10 anni di riflessione. Lo stato delle cose è quello che anche i nostri telespettatori vedono, non è uno stato molto incoraggiante, seppure in un contesto di ripresa economica, ma con tensioni sociali che si stanno manifestando, che hanno le loro radici, che devono essere gestite, e su questo tipo di riflessione abbiamo convocato docenti universitari e commentatori di vari paesi e di varie discipline. Il bilancio condizionato anche dalla pandemia. Bilancio condizionato dalla pandemia, dove fra l'altro vorrei fare una sottolineatura: una delle eccellenze della nostra regione, che è il turismo congressuale, è stata anche ingiustamente penalizzata. Per esempio, noi qui abbiamo in una sala dove accoglievamo senza grosse difficoltà 800 persone, adesso abbiamo solo 200 persone per via delle regole particolarmente strette che non sono state allentate dal governo. Adesso per fortuna la conferenza delle regioni ha proposto delle linee guida che ridiano un minimo di respiro anche a questo settore. Dopo questa linea tracciata, da cosa ripartire? Ma direi che le riflessioni che stiamo facendo sostanzialmente convergono sul fatto che bisogna ripartire dalla costruzione di un senso di solidarietà fra i cittadini. Perché dalla crisi in cui ci troviamo si può uscire solo tutti insieme. I partiti di orientamento liberale valorizzano l'individuo ma devono difendere il valore della solidarietà, e i partiti di orientamento progressista forse dovrebbero riscoprire il significato del lavoro e l'importanza di difenderlo.